voce del professor Arsenio Slatusce, che come sapete è il gran teorico della décroissance serena, no? Come dire in francese? Della decrescita felice. Abbiamo la possibilità di sentire da lui diciamo, i fondamenti di questa teoria, che è sicuramente suggestiva, poi ognuno di noi potrà avere le sue opinioni in materia. Noi cominciamo però la programma intanto con un saluto e un'introduzione del professor Giovanni Pietruzzella, che come sapete è presidente dell'Antitrust, lui ama chiamarla così, ma insomma ufficialmente si chiama Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Presidente, il nostro tema, diciamo, è la decrescita e l'economia, la decrescita e l'impresa economica. Vuoi introdurci l'argomento spiegandoci se dal punto di vista, dall'ottica, dall'osservatorio privilegiato dell'antitrust, una prospettiva di questo genere si concilia con il mercato e con la concorrenza? Senza dubbio la Touche lancia una grande sfida intellettuale a tutti coloro che oggi rivestono ruoli istituzionali o comunque ruoli legati alla dinamica del mercato e dell'economia. Noi viviamo in un'epoca caratterizzata dall'uscita, alcuni dicono dalla grande crisi dell'Eurozona, ma in realtà appunto un sentiero di crescita ancora è lungi dall'essere ripreso. E sappiamo appunto tutti come le previsioni del Fondo Monetario Internazionale fanno riferimento a una crescita che appunto va a ritmo lento, non soltanto nei paesi avanzati, ma soprattutto appunto ciò che interessa nei paesi di sviluppo. Abbiamo una elevata finanziarizzazione dell'economia che però appunto non produce tassi di interesse significativi, e abbiamo appunto delle situazioni di crisi nell'economia della Cina, o comunque dei quelli che erano i BRIC, che sembrano non riprendere appunto quelle sorti di continua crescita economica. Tutto ciò fa dire ad alcuni che potremmo vivere una sorta di stagnazione secolare. Ecco, di fronte ad un quadro che dalle istituzioni direi più importanti viene descritto, la Touche ci dice che forse non siamo di fronte a un semplice andamento del ciclo economico, ma una sfida storica che richiede di cambiare il paradigma, un nuovo paradigma economico che superi l'idea dello sviluppo costante, non soltanto appunto per il tipo di impatto che questo ha sull'ambiente, ma anche, ripeto, per le trasformazioni che ha avuto il dominio dell'economia a livello antropologico. E appunto il dominio della ragione strumentale che esclude e che fa dell'economia sempre il soggetto sovrano, l'ambito sovrano, e poi è tutto ridotto a un semplice mezzo, sì, un semplice fine, no? L'economia infine non è un mezzo per un sopravvivere. È chiaro che tutto ciò pone a un'autorità di concorrenza che per definizione deve tutelare il mercato appunto e la struttura ampiamente aperta del mercato degli interrogativi notevoli, ma sarà la Touche più a parlare. Grazie, per esempio, in alcuni suoi contributi fa riferimento alla necessità di un recupero del protezionismo, oppure ci parla della necessità di ancorare la vita umana delle dimensioni territoriali più circoscritte, altro che globalizzazione, semmai appunto un ritorno a delle aree più finite. Il vero interrogativo che quindi abbiamo, e spero che in questa sede venga affrontato dagli autorevoli relatori che prenderanno la parola, è se effettivamente una decrescita delle condizioni di vita che diano luogo a una maggiore, direi, sobrietà, per usare un termine non di Latouche, ma un termine presente nel dibattito italiano, possano effettivamente consentire una direi espansione delle chance di vita delle persone, dei loro diritti, oppure no,
perché direi che noi tradizionalmente, almeno dall'idea del progresso che è proprio della sinistra, è stata sempre vista come appunto sviluppo tecnologico, sviluppo economico, che portano con sé un allargamento dei diritti, e lo Stato sociale è stato costruito anche su un'economia che doveva essere in crescita e costante. E appunto, cambiare questo paradigma è possibile mantenendo un assetto democratico e di elevata tutela dei diritti? Questo è un grande interrogativo. E l'altro interrogativo che a me piacerebbe, quindi io non do risposte, lancio ulteriori questioni, che venisse affrontato, è che cosa resta dell'Europa in un contesto in cui direi la crisi non è semplicemente una fase del ciclo economico, ma è probabilmente una cosa di più profondo che cambia proprio i rapporti tra la democrazia, il mercato e la questione sociale. Ecco, che tipo di Europa può esistere al di là di quella che conosciamo? Va radicalmente messa in discussione l'esistenza di una struttura sovranazionale, o al contrario bisogna appunto ridefinire in termini nuovi la struttura europea? Io credo che, al di là del fatto che le tesi di Latouche possano essere condivise o non condivise, ma credo che oggi abbia un momento storico fondamentale, quello di richiamarci ad un principio di realtà. La sua è una dimensione utopica nelle prospettive, però contemporaneamente ci richiama a quelli che sono i problemi reali che dobbiamo affrontare, senza appunto seguire la retorica, direi, dominante, che ci porta spesso a nascondere le cose. Non ho quindi soluzioni anche agli interrogativi che lanciava qui il direttore Valentini, ho però appunto ulteriori questioni da porre sul tappeto, ne ho illustrate alcune, ma a questo punto sono anch'io particolarmente curioso, credo che il pubblico sia venuto qui per sentire Latouche, e sono proprio anch'io curioso, poi ci sarà credo appunto una che magari farà delle spigolature critiche sull'impostazione del filosofo economista. Ormai e allora prego. Dunque, io non spetta al moderatore, diciamo, esprimere opinioni personali, ammesso che le abbia, diciamo. Io però voglio ricordare che provengo da una militanza giornalistica ambientalista, e da 40 anni almeno che frequento, e mi sono fatto una convinzione, professor Latouche, che la questione ambientale, che è una questione fondamentale della nostra sopravvivenza, della nostra convivenza civile, lei teorizza la società solidale, che è una bella espressione che mi affascina, molto suggestiva, però io penso che la questione ambientale possa essere nello stesso tempo l'ambiente, il motore e il regolatore dello sviluppo, cioè nello stesso tempo dare un impulso all'innovazione, alla ricerca, allo sviluppo della tecnologia in funzione della compatibilità ambientale, e quindi anche porre il limite, in questo senso il regolatore, e il limite allo sviluppo. Poi sentiremo da Antonio Nicita, che oltre a essere, come molti di voi sapranno, commissario dell'autorità sulle comunicazioni e, vorrei dire, soprattutto, innanzitutto, docente di analisi politiche e microeconomiche alla Facoltà di Economia della Sapienza di Roma, sentiremo il suo intervento dopo aver sentito il professor Latouche. Ecco, io le chiedo, secondo lei la questione ambientale può essere conciliata, si può conciliare con uno sviluppo ragionevole? Io le ricordo che Pier Paolo Pasolini, grande scrittore e poeta italiano, distingueva due termini, due parole: lo sviluppo e il progresso. Lo sviluppo è, diciamo, la crescita incontrollata, gli animal spirits del capitalismo che si impongono; il progresso invece è un avanzamento equo, che può essere equo e solidale, della società. Prego. Allora, buonasera a tutti e tutti. Parti bene dell'invito che decrescita economica e impresa è sottotitolato il modello della crescita economica può diventare un'occasione.
comunicazione per il mondo delle imprese. Allora direi che quando ho letto il titolo, perché non l'ho scelto io, mi dico, ma cioè, è pieno di ossimori questo titolo e di paradossi. Allora partirei di questi ossimori, perché già decrescita economica è per me un ossimoro, e impresa decrescente anche è un altro ossimoro. Poi c'è un paradosso, perché si dice molto spesso che con la decrescita ci sarà, non ci sarà meno, c'è già la disoccupazione, che la decrescita dovrebbe far accrescere la disoccupazione, e paradossalmente no, è tutto il contrario, e penso che la decrescita è la soluzione per uscire dall'incubo della disoccupazione. Allora mi spiego che su queste tre cose. Decrescita economica, allora perché è un ossimoro? Perché che cos'è la decrescita? C'è sempre un malinteso in buona o in mala fede, perché mi dicono, ma alcuni giornalisti, soprattutto i giornalisti, non i buoni giornalisti, i giornalisti superficiali che non hanno letto il minimo dei testi, dicono, ma in Italia da anni c'è una decrescita del PIL, e non è felice né serena, né eccetera. Ma la decrescita non è ciò che gli economisti chiamano come un altro simbolo, cioè, decrescita, crescita negativa, non è la crescita. Non è il PIL. Non è la è, prima di tutto, uno slogan. È uno slogan che nessuno utilizzava, la parola non era mai utilizzata, non esiste nei dizionari di economia prima di 2002, che l'abbiamo utilizzato per la prima volta più o meno in aprile 2002 a un convegno all'UNESCO intitolato Disfare lo sviluppo, rifare il mondo, era già molto programmatico. Era l'ultima volta che l'amico Ivan Illich ha parlato in pubblico, è morto tre mesi dopo. E allora perché abbiamo utilizzato questo slogan? Un slogan provocatorio, lo spiego. Era la necessità per contrastare un altro slogan ingannatore, che era un'invenzione mediatica geniale. Geniale perché è riuscito ideologicamente a imbrogliare tutto, anche l'amico Giovanni Valentino, e che è lo slogan dello sviluppo sostenibile. Si deve ricordare, soprattutto in Italia, che lo sviluppo sostenibile è stato lanciato mediaticamente, un'impresa mediatica, da un criminale. È stato un complotto. Un complotto comincia, la storia comincia in 1972 con la conferenza di Stoccolma. Dopo la conferenza di Stoccolma avevano detto il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, era presidato da un altro sciagurato che era Maurice Strong, miliardario canadese del petrolio, il profilo ideale per parlare dell'ambiente. E che lui è stato in carico di organizzare i diversi summit sull'ambiente, Rio 1992, eccetera. Ma alla fine della conferenza di Stoccolma avevano scelto come parola d'ordine ecosviluppo, che era più o meno legato a Ignacy Sachs, un grande economista. E allora la lobby industriale americana ha trovato che ecosviluppo era troppo ecologico, non andava bene, e hanno chiesto con l'appoggio di Henry Kissinger di cambiare la cosa e di mettere al posto sviluppo sostenibile. E colui che è stato il maestro più o meno di questa operazione, questo che di cui ho detto è un criminale effettivamente, è Stefan Schmidheiny. Stefan Schmidheiny era un miliardario svizzero, lui. E si trova che lui era il direttore di un'impresa criminale, Eternit, l'impresa dell'ambiente, e lui ha fondato la più grossa lobby degli imprenditori del pianeta, il World Be
Business Council for Sustainable Development. E questo lobby che ha dominato Rio 1900, poi Johannesburg, poi Rio di nuovo 2002, eccetera. E in questo World Business Council for Sustainability si trova Monsanto, Novartis, Nestlé, sicuramente la Fiat e tutti gli altri, tutti, infatti si trova le 2000 imprese transnazionali che governano il mondo, l'oligarchia mondiale, quella che si ritrova a Davos, che si ritrova, che fa parte anche del club di Bilderberg, eccetera. E questo Stefan Cingani a caso è stato condannato dalla Corte due volte, dalla Corte in primo posto dalla Corte di Torino, poi con la Corte d'Appello a 18 anni di carcere per la strage di 3.000 dipendenti della Casa Monferrato. E la cosa strana è che gli italiani non hanno fatto l'avvicinamento del fatto che questo criminale era l'imperatore dello sviluppo sostenibile. Allora, perché è un ossimoro lo sviluppo? Perché lo sviluppo, che è un altro nome più o meno della crescita, non è la crescita, c'è una diversità, si può dire. Le due parole crescita e sviluppo vengono dalla teologia evoluzionista e è definito bene da Darwin che cosa sono la crescita e lo sviluppo. Lui dice gli organismi con il tempo diventano più grosso, più grandi, questo è la crescita, ma al medesimo tempo si trasformano, perché una seme non diventa una seme gigantesca, diventa un albero, un embrio, diventa un animale, e questo è lo sviluppo. Allora si vede che la definizione precisa dello sviluppo nella biologia, lo sviluppo è la trasformazione qualitativa di un fenomeno quantitativo che è la crescita. E come lo diceva Georgescu Rogen, non si è possibile concepire uno sviluppo senza crescita, non sono la medesima cosa, ma sono strettamente legati. Allora lo sviluppo è solo naturalmente, e per questo che la parola di crescita è provocatoria, perché tutti pensano ma la crescita è una cosa bella, gli organismi crescono, eccetera. Anche la crescita felice è un simbolo. Sì, parleremo dopo. E allora la crescita come fenomeno biologico è una cosa bella, solo che quando gli economisti hanno preso in prestito questi concetti, l'economia non è un organismo, si potrebbe dire, come lo pensavano i filosofi come Giambattista Vico per esempio, che la civiltà è metaforicamente un organismo, ma l'economia non è il tutto della società, è solo una parte, non è un organismo. E allora e di più, gli organismi nascono, crescono, si sviluppano, poi arrivano a maturità, declinano e muoiono. Quando i filosofi hanno preso in prestito la metafora della crescita, si sono ricordato che le civiltà sono mortali, Giambattista Vico lo diceva, altri tutti. Gli economisti no, per loro hanno inventato un falso organismo immortale. L'hanno inventato per una ragione semplice, perché la scienza economica si è fondata sulla meccanica razionale di Newton. Hanno trovato cosa? Allora hanno inventato una bella meccanica astratta, solo che il mondo reale, la matematica è una cosa bellissima, ma è una cosa astratta. Il mondo reale non obbedisce alla matematica, obbedisce alle leggi della termodinamica e particolarmente alla seconda legge, la legge dell'entropia, che fa che sicché quando abbiamo bruciato 30 litri di petrolio nella macchina, naturalmente, secondo la prima legge della termodinamica, le molecole non sono distrutte, ma sono disperse, non sono più sfruttabili per mettere e far funzionare il motore. La realtà fisica nel quale si svolge la vita reale, l'economia reale, non è reversibile come la meccanica newtoniana.
senso storico non è reversibile, e le risorse naturali che non rinnovabili che abbiamo distrutto sono distrutte non per l'eternità ma almeno per l'umanità. E allora questo fa sì che una crescita infinita è incompatibile, è uno sviluppo illimitato incompatibile con un pianeta finito. Allora la decrescita è uno slogan. Dietro questo slogan è per fare il contrasto provocatorio, perché quando all'inizio se la sente per la prima volta se sono pazzi, la crescita è una bella. Un decrescere per decrescere sarebbe assurdo, ma non di più, non di meno che crescere per crescere. E infatti non vogliamo decrescere, vogliamo far crescere la qualità della vita, e particolarmente per esempio la qualità dell'acqua, perché oggi non si può più bere l'acqua naturale, l'acqua è diventata una merce prodotta da Nestlé, prodotta dalle imprese transnazionali. Poi la qualità dell'aria, siamo tutti più o meno elenati dall'aria, o le bronchite, ma altri hanno dei cancri perché l'aria è piena di particelle, eccetera, di molecole, non abbiamo. L'aria pulita, che è un dono di Dio, che è la cosa che normalmente tutti dovrebbero, è diventata la cosa più scarsa del mondo. E poi la gioia di vivere, naturalmente, che con il burnout, lo stress, eccetera, è una cosa anche molto scarsa. E allora, dietro questo slogan, il progetto è un progetto, non un progetto economico, questo è il problema, è un progetto societale. E come l'ha detto il collega, è un cambiamento di paradigma. Naturalmente, da questo progetto societale si può trarre un programma economico, delle misure economiche, ma non è immediatamente un progetto economico. Allora, questo tipo sempre, la decrescita non è un'alternativa, è una matrice di alternative. Una volta che siamo, per riprendere il titolo di un libro recente, che è un libro a due voci fatto con un filosofo tedesco, Hansel Jacob, che è un dibattito, in fatto, uscire dall'economia. Uscire dall'economia è la medesima cosa che uscire dalla crescita, uscire dal capitalismo, uscire dalla società dei consumi. Tutti questi sono più o meno uguali. E una volta uscito dall'economia, liberati dal peso, della chiappa di piombo dell'economicismo, si ritrova che cosa? Si ritrova la diversità delle culture che sono state schiacciate dall'imperialismo economico. Non si può pensare di creare un futuro sostenibile nel medesimo modo nel Texas e nel Chiapas, perché le sensibilità, le tradizioni e la storia è diversa. E allora si ritrova la diversità. Ma dietro la diversità, naturalmente, ci sono due cose. C'è la necessità della sostenibilità, perché una società che è insostenibile non ha futuro. E se ora tutte le nostre società hanno un'impronta ecologica insostenibile, perché il peso del nostro modo di vivere, particolarmente il peso del modo di vivere dell'italiano, è due o tre volte l'impronta ecologica sostenibile. È detto che dobbiamo assolutamente ridurre drasticamente l'impronta ecologica. La conseguenza di questa riduzione, allora si può parlare cosa significa esattamente, come si può ridurre, che cosa che significa tornare, come dicono alcuni giornalisti che non hanno detto, tornare all'età della caverna. No, al massimo tutte le cose uguali, come dicono i nostri colleghi, si tratterebbe di tornare a un livello di vita, un peso del modo di vita degli anni 60. Sono degli anni, soltanto gli anni 60, che non è l'età della pietra. Naturalmente non si tratta di tornare in guasa, si può fare molto meglio ancora. E allora
veramente poco a poco, perché tre anni fa ora, ho iniziato una collana in Francia e poi in Italia sui precursori della decrescita. Allora, naturalmente, c'era il precursore con loro, come questo Alex Langer, che è l'ultimo uscito in Italia, che sicuramente lui riprende quasi tutte le idee della decrescita, salvo la parola. E si trova dei precursori un po' più sorprendente, perché un comunista decrescente sembra un ossimoro, perché il comunismo ha portato al più grande produttivismo della storia, eppure c'è un segretario del Partito Comunista italiano, Enrico Berlinguer, che negli anni 77 aveva fatto dei discorsi sulla austerità rivoluzionaria, che sono molto vicini del progetto della decrescita. Naturalmente ci sono i grandi ancestri come i socialisti utopici, come Fourier, poi si può anche. E poi c'è questa filosofia, perché finalmente che cos'è al centro del problema della società, della crescita e dell'economia e del capitalismo, eccetera, è l'illimitatezza. Allora, dal punto di vista economico, il sistema, la società di crescita è basata su una triplice illimitatezza, ma la società, la modernità, è basata su un'illimitatezza anche etica, anche da tutti i campi. Ma se limitiamoci all'economia, illimitatezza del prodotto, che significa illimitatezza nello sfruttamento delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili, illimitatezza del consumo, perché se si produce infinito si deve consumare all'infinito. Il problema è che il nostro stomaco è limitato, non possiamo consumare all'infinito. Allora si deve creare dei bisogni artificiali, sempre più bisogni, sempre più artificiali. E a questo serve la pubblicità, renderci insoddisfatti di ciò che abbiamo, da farci desiderare ciò che non abbiamo. È per questo che la nostra società è il contrario di una società d'abbondanza, è una società di spreco, ma è una società di frustrazione e di scarsità, dal punto che, come lo dicevo, l'acqua pubblica, l'aria pubblica sono diventate delle cose scarsissime. E poi il risultato è l'illimitatezza e i rifiuti, che significa inquinamento dell'acqua, dell'aria e della terra. E allora dobbiamo assolutamente ritrovare il senso dei limiti, e questo ritrovare il senso della misura. E questo tutte le società, salvo la nostra, lo sapevano. I greci lo sapevano, chiamavano la dismisura l'ubris. E tutta la tragedia greca, il fatto che l'eroe che è possedato dall'ubris deve essere distrutto, perché è una minaccia per la società. E noi, dopo soprattutto la svolta del XVII secolo, la svolta etica, che è quella di Adam Smith, ma quella di Adam Smith ancora più, quella di Bernard de Monville, The Great is Good, un rovesciamento totale dell'etica. Allora siamo l'unica società della storia che ha fatto dell'illimitatezza un obiettivo, invece che tutte le altre società cercavano di limitare questa illimitatezza, disciplinare con dei mezzi discutabili, sicuramente, la religione, eccetera, ma almeno avevano questa. Allora, la cosa che ho scoperto quando ho lavorato su questa collana è che finalmente l'ideologia della società della crescita è una piccola parentesi nella storia dell'umanità, è soltanto occidentale, e anche per l'Occidente soltanto da 2-3 secoli. Tutti i pensatori di tutti i continenti, e anche i nostri pensatori, sono stati non per la
razionalità, al contrario della razionalità economica, era valore per la ragionevolezza, il senso dei limiti, la saggezza. Allora si trova finalmente il messaggio della decrescita, il messaggio che, come l'ha formulato colui che l'ha formulato forse meglio, è il Mahatma Gandhi. Cioè, il mondo è abbastanza grande per soddisfare i bisogni di tutti, ma sarà sempre troppo piccolo per soddisfare l'avidità di alcuni, come Berlusconi. E allora, ma l'aveva detto già Epicuro, l'aveva detto già Diogene, l'aveva detto già Seneca, l'aveva detto tutte, ma l'avevano detto la saggezza amerindiana, ciò che cose quando incontrò i responsabili della CONAI, la Confederazione dei Popoli Indigeni dell'Ecuador, quando ha detto Macaia, l'ex responsabile, mi dice, ciò che tu chiami la decrescita è ciò che è esattamente il nostro buon vivere. Summa causa, come dicono nella Quechua, e allora, ma è la saggezza anche tradizionale africana, asiatica del buddismo, l'ho trovato anche nel Giappone, nella filosofia Zen, eccetera. Allora, solo alcuni pensatori della modernità hanno, ma finalmente dobbiamo ritrovare questa saggezza. Allora, per questo, naturalmente, la cosa per passare da questo paradigma all'altro, si tratta di una rivoluzione, ma una rivoluzione non come quella di 1917 con la presa del Palazzo d'Inverno, no, si tratta prima di tutto di una rivoluzione culturale nel senso forte della parola, si tratta di decolonizzare l'immaginario, deseconomicizzare l'immaginario, ritrovare il senso dello sociale. Allora torniamo all'impresa, che bon, l'impresa decrescente è un altro ossimoro, perché la logica dell'impresa nel mondo capitalista, la logica dell'impresa è di crescere e fare profitti, normale, e sono condannati dalla concorrenza per sopravvivere e sono anche condannati dalla finanziarizzazione dell'economia, perché ora per crescere devono prendere dei prestiti, se prendono dei prestiti devono rimborsare i prestiti e rimborsare con gli interessi, rimborsare il prestito più l'interesse si deve crescere per avere profitto per avere il profitto netto una volta pagato il tasso di interesse. Allora il sistema dell'interesse composto soprattutto è qualcosa che impulsa necessariamente verso la crescita, non solo le imprese ma anche gli stati, perché è preso possibile pagare il debito pubblico, si deve la crescita, come non c'è la crescita, allora c'è la situazione della Grecia, se lo spongo la crescita dei bilanci più che la crescita dell'economia. Allora, naturalmente tutte le società hanno bisogno di avere, di produrre per soddisfare i bisogni, eccetera, e abbiamo bisogno anche in una società di abbondanza frugale, o per dirlo come il collega inglese Tim Jackson, una società di prosperità senza crescita. C'è bisogno di entità produttive, ma entità produttive diverse dall'impresa capitalista, che non hanno questa necessità di crescere all'infinito. Queste imprese esistevano nel passato, l'artigianato medioevale, l'artigianato che ha fatto la bellezza della Firenze medioevale, della Venezia, di tutte le città libere italiane. Allora dico che lo dicevo a proposito dell'economia informale africana, ma vale anche per la post-economia decrescente, che
si deve essere intraprendenti senza essere imprenditori, ingegnosi senza essere ingegneri, industriosi senza essere industriali. È un'altra logica, uscire la logica produttiva dal sistema. Allora esistono le formule come le cooperative, le mutuali, come, in ogni modo si deve pensare, perché tu hai parlato del problema della democrazia, nostro naturalmente è una barzelletta dire che viviamo in una democrazia. Sicuramente, fortunatamente non viviamo in una dittatura, ma viviamo in ciò che il politologo Colin Quach chiama un post-democrazia, detto un sistema pilotato dai lobby e dai media. E in ogni modo è la vita. Allora il paradosso è che c'è la truffa del fatto che cioè, la democrazia è politica, ma come oggi l'economia ha invaso tutto il campo della vita sociale, allora la democrazia dovrebbe essere a livello economico, ma dov'è la democrazia delle imprese capitaliste? Dov'è questa democrazia? Allora almeno si deve democratizzare l'economia alla produzione. Allora arrivo ai paradossi. I paradossi è che la riconversione ecologica necessaria non diminuisce i posti di lavoro nelle attività. Naturalmente non si tratta di crescere all'infinito, ma si tratta di produrre le cose necessarie, e per questo la riconversione, direi che per uscire dall'incubo della crisi di oggi e iniziare un percorso verso questo cambiamento di paradigma, perché questa riconversione non si farà dall'oggi all'indomani, si può fare un lungo percorso. Si deve pensare a riconvertire la riconversione ecologica, rilocalizzare e ridurre. Allora, la riconversione ecologica è una necessità anche per la sopravvivenza. Riconvertire l'energia, perché sappiamo che possiamo fare di tutto, la quantità di idrocarburi che sono nella terra è limitata. Non sappiamo esattamente quanto esiste, ma sappiamo che finirà perché e dovrebbe. Sì. E poi come è la base più forte dell'emissione di gas a effetto serra, dovremo già fermare di togliere dalla terra le idrocarburi, l'energia fossile. E poi c'è il problema di nutrire il mondo. L'aveva spiegato bene l'ex responsabile della FAO, questo olandese alcuni anni fa a Roma, che diceva, lui pensava che con l'agricoltura biologica, non sono così sicuro di lui, che con l'agricoltura biologica si potrà nutrire il mondo in 2050, ma sono sicurissimo che con l'agricoltura produttivista non sarà possibile, per due o tre ragioni almeno, che l'agricoltura produttivista è fondamentalmente petrolio. Quando mangiamo un chilo di bistecca, mangiamo 6 litri di petrolio, la forca, la forchetta. Petrolio a buon mercato, ho detto che in 2050 non ci sarà più questo petrolio a buon mercato, e conseguenza non ci sarà più la possibilità di mangiare una bistecca con 6 litri di petrolio. Poi i pesticidi e i concimicinci sono anche petrolio, ma non solo sono tanto petrolio, sono anche veleni che distruggono i suoli. Allora ogni anno c'è una desertificazione di 16 milioni di ettari più o meno. Finora compensiamo questa desertificazione distruggendo le foreste tropicali e le foreste equatoriali in Africa, nel Brasile,
in Indonesia, per fare l'olio, per fare tutte queste cose, ma in 2050 non ci sarà più un albero da distruggere, allora anche strada. Allora questa agricoltura produttivista, ma è produttivista ma non produttiva, cioè che l'agricoltura più produttiva è l'agricoltura, la permacultura, l'agricoltura ecologica, che necessita più lavoro ma che produce di più su una superficie di terra e che è più sostenibile a lungo termine. Poi si deve ripensare alla riconversione anche di molti settori che sono settori di parasitismo come la pubblicità o che sono anche pericolosi come le armi, eccetera, eccetera. E poi la seconda cosa, rilocalizzare. Allora, rilocalizzare significa non soltanto ricreare un tessuto economico, industriale, produttivo localmente, ma ritrovare il senso del vivere localmente. Si vuol dire, rilocalizzare significa demondializzare. La cosiddetta globalizzazione, che cos'è? È stato un trasloco planetario, è un gioco di massacro su scala globale. E allora a questo punto arriviamo alla concorrenza. La concorrenza libera e non falsata, laudata da Bruxelles. Ma quando mai? Non è più fa possibile, perché se la concorrenza è libera è necessariamente falsata, perché abbiamo dei leggi ecologici, sociali, culturali diversi. E allora la cosa che per secoli gli economisti hanno scambiati gli argomenti pro e contro libero scambio, concorrenza, pro e contro protezionismo, un buono protezionismo, un cattivo protezionismo, una buona concorrenza, una cattiva concorrenza. Ma questo dibattito è stato chiuso con la globalizzazione. Una sola legge, la concorrenza, ma la concorrenza senza limiti, che finalmente è il protezionismo più feroce, ma dei predatori. E così si verifica, abbiamo un caso magnifico in questi giorni di concorrenza libera e non falsata con la Volkswagen, tipicamente rappresentativo del mondo nel quale vivo. Allora, è necessario naturalmente un certo grado di emulazione, è una buona cosa, ma la guerra di tutti contro tutti, che la concorrenza che è stata definita da due secoli fa già da un amico di Marx, Auguste Dedel,